anticipato ieri. Vediamo stamattina l'ultimo intervento che si può fare, perché tipicamente si fa negli impianti in a vapore, praticamente sempre centrali di una certa importanza. L'ultimo intervento che si può fare sempre esclusivamente con l'obiettivo di migliorare il rendimento globale dell'impianto. Andiamo a vedere, facciamo il solito ciclo. Segnato il solito ciclo ideale, con solo per questioni di praticità ho evitato di disegnare un risurriscaldamento, in generale, diciamo, e come abbiamo detto ieri, almeno due surriscaldamenti ripetuti vengono praticamente sempre effettuati. Però quello che ci interessa adesso stamattina sottolineare è appunto se noi lo suddividiamo questo ciclo, come abbiamo già fatto in precedenza, in questi tre sottocicli, vediamo subito come hanno tutti e tre evidentemente la stessa temperatura di sottrazione, che è costante e che quindi non ci comporta neanche il disturbo di dover calcolare una temperatura media, essendo essa costante. Mentre invece per quanto riguarda le temperature di somministrazione del calore, vediamo questo secondo ciclo quasi sottociclo, ricorda quasi un ciclo di Carnot, con una temperatura di somministrazione costante, e quest'altro invece ha una temperatura di somministrazione che è evidentemente variabile tra 2' e 3', quindi se ne potrà, si dovrà fare il calcolo della temperatura media di somministrazione, che sicuramente sarà più alta di questa, e insomma occhi e croce da qualcosa di questo genere. Quindi fra questi tre cicli notiamo come sia il primo, nel quale il calore viene somministrato fra la temperatura minima del ciclo, abbiamo visto una trentina, tra 30 e 40 gradi centigradi, e la temperatura di saturazione corrispondente alla pressione di esercizio, alla pressione massima del nostro ciclo, e quindi diciamo questa avrà una media temperatura media di somministrazione è decisamente più bassa rispetto agli altri due sottocicli, però sempre a titolo indicativo qualcosa più o meno da queste parti. Quindi questo pezzetto di ciclo è quello che penalizza
maggiormente il rendimento dell'intero ciclo, facendo, continuando questo discorso sulle temperature medie di adduzione e sottrazione del calore. Ok? Quindi ci si è posto appunto il problema di se si riuscisse integralmente o in parte a recuperare questo calore che viene fornito in questa porzione del ciclo, se si riuscisse a recuperare da qualche altra parte del ciclo, evidentemente si troverebbe un grande giovamento in termini di rendimento globale del ciclo. L'idea quindi è quella di cercare di recuperare del calore eventualmente disponibile nel ciclo per evitare di dover fornire a spese di energia primaria calore in una maniera, diciamo così, poco redditizia dal punto di vista del rendimento. Per esempio, insomma, quello che si potrebbe fare, si potrebbe durante l'espansione, chiaramente l'idea sarebbe quella di fare un'espansione non adiabatica, ma di recuperare, diciamo, parte del calore e di tutta la portata di vapore fluente nella turbina, se per esempio, diciamo, da un certo punto in poi, durante l'espansione, questa venisse, diciamo, raffreddata e il calore recuperato trasferito da questa parte. Chiaramente questo, insomma, raffreddare l'espansione termodinamicamente non è vantaggioso in termini di lavoro che si raccoglie a fine espansione, quindi questo chiaramente implica una penalizzazione, diciamo un prezzo da pagare. L'idea è quella che quello che si perda come lavoro di espansione venga più che compensato con quello che si risparmia in termini di calore da dover fornire a questo sottociclo. Questa è l'idea alla base appunto di questo recupero di calore che, come sapete, in questi impianti termici tipicamente prende il nome di rigenerazione termica. Questo è, dal punto di vista però realizzativo, diciamo, questo è alquanto complicato da farsi, per non dire impossibile, nel senso che andare a sottrarre calore al vapore durante l'espansione in turbina richiederebbe delle superfici di scambio molto consistenti e andrebbero in pratica a compromettere l'impiantistica stessa della nostra centrale. Inoltre, diciamo, il recupero del calore in questa maniera, insomma, avverrebbe con un'efficienza abbastanza limitata, e quindi in pratica diciamo, la penalizzazione al lavoro di espansione potrebbe essere non pienamente compensata dalla quantità di calore recuperato. E quindi, diciamo, da questa idea, poi in realtà, partiti da questa idea, la realizzazione pratica invece si basa su un altro concetto, ovvero quello, anziché sottrarre una parte, un'aliquota di calore a tutta la portata di vapore che sta espandendo in turbina, sembra, in realtà è più pratico, sottrarre tutto il calore che può mettere a disposizione una
piccola, una parte, una porzione della portata del fluido, del vapore che sta espandendo in turbina. Che cosa significa? Che intendo dire? Se questa è il nostro trapezio che rappresenta la nostra turbina, qui entra il vapore con l'entalpia H/3 ed esce con l'entalpia H/4. L'idea è quella di a un certo punto dell'espansione, quindi tutta la portata espande fino ad un certo punto, poi a un certo punto io prelevo una frazione, una piccola percentuale della portata di vapore, chiamiamola M punto con A, con l'entalpia H con A, e la utilizzo per cedere calore alla portata di vapore. Questo poi che fine fa quando va nel condensatore? Poi parliamo. L'idea appunto è quella di prelevare una porzione della massa di vapore che sta, della portata di vapore che sta espandendo in turbina, per preriscaldare la portata di fluido complessiva che proviene dal condensatore. In questa maniera, diciamo, questa piccola portata mette a disposizione dell'intera portata di vapore il suo contenuto di energia termica misurato dall'entalpia H con A, e in questa maniera, diciamo, riesce a portare tutta la portata di vapore a un valore dell'entalpia, diciamo, sicuramente superiore ad H1 coincidente con H2, probabilmente inferiore ad H2', diciamo un valore 2R, per esempio, mettiamo da questa parte. Cioè, in pratica, adesso ne riparliamo con calma, vediamo il concetto, vediamo l'idea, è quella di risparmiare come calore fornito dall'esterno tutta questa quantità, cioè riuscire a pre-riscaldare l'intera portata di condensato fino a una temperatura intermedia fra 2 e 2', questo è il significato di 2R, diciamo dove si colloca, poi adesso mettiamolo genericamente da queste parti, poi ci torneremo sopra, in modo tale da, come dicevo, da risparmiare l'energia da dover fornire a spese evidentemente dell'energia termica che dall'esterno stiamo fornendo al ciclo, appunto andando a recuperare questa quantità di calore, e quindi, diciamo, nel generatore di vapore il calore da fornire
dovrà essere fornito non più da H3 fino ad H1, ma da H3 fino ad H2R. Vedremo H2R. E questo è il nostro. Quindi la portata di vapore nel punto D possiamo vederla come una portata che arriva fino al condensatore e una portata invece che viene prelevata prima, che chiameremo M punto con A. Ok? Quindi questa qui sarà. È chiaro che cosa stiamo facendo in questo senso. Se io scrivo il rendimento del ciclo senza rigenerazione, questo che, come sappiamo, possiamo scrivere come H3 meno H4 su H3 con le approssimazioni di cui abbiamo discusso ieri, quindi stiamo trascurando il lavoro di compressione nella pompa, il che vuol dire, per logica, significa considerare il punto 1 coincidente con il punto 2 e quindi al denominatore il calore da fornire sarebbe H3 meno H1. Ok? E questo nel ciclo senza rigenerazione. È chiaro che facendo la rigenerazione, questo senso sarebbe, teoricamente lo dovremmo scrivere così, okay. Facendo la rigenerazione, che cosa scriviamo? Al numeratore avremo però ci devo sottrarre che cosa voglio dire? Che è chiaro che il lavoro di espansione, che è questo mio numeratore qui, tutto questo, il lavoro di espansione un po' diminuisce. Perché? Perché non riceve il contributo da un certo punto in poi, alcuni chilogrammi di vapore materialmente vengono estratti dalla turbina per andare a accedere calore in questo scambiatore. Quindi sicuramente non daranno contributo al lavoro di espansione. L'idea è che, appunto, dicevamo, è vero che perdiamo qualcosa in termini di lavoro di espansione, però dovremmo risparmiare, se facciamo bene le cose, dovremmo risparmiare una quantità di calore ben superiore al lavoro che perdiamo, in termini di calore da fornire dall'esterno, perché appunto il calore a fornire dall'esterno non sarà più questo, ma a questo dovremo andare a sottrarre quello che abbiamo recuperato tramite la rigenerazione. Okay. Come
dicevamo, il problema chiaramente sta, non abbiamo ancora detto nulla al riguardo, chiaramente il problema sta nel fare in modo, come dicevamo, che questa pratica sia vantaggiosa, nel senso che è chiaro che io qui ho scritto dei simboli alla lavagna, è chiaro che nella realtà dovrò fare dei calcoli abbastanza accurati per capire in che punto della turbina andare ad effettuare questo prelievo. Dimenticavo di dire che questi prelievi si chiamano, il termine universalmente utilizzato è spillamento, spillamenti, cioè viene spillata, letteralmente viene spillata, cioè viene estratta ad una certa pressione una porzione della portata, una frazione della portata di vapore, e chiaramente appunto quindi questo significa che lungo la linea d'espansione, appunto da qualche parte, non so, qui oppure qui, una frazione del vapore viene nel punto con A viene prelevato per cedere calore al condensato che proviene appunto dal condensatore dell'impianto. La scelta della pressione a cui effettuare questo spillamento, pressione quindi evidentemente il valore di questa H con A dipende chiaramente dalla pressione alla quale noi andiamo a effettuare lo spillamento, cioè fisicamente significa dire dove lo vado a prelevare questo vapore dopo un po' di espansione, lo prelevo da qui, oppure da qui, o da qui, oppure da qui, chiaramente va calcolato, non è che si può fare a casa, faccio un buco nella turbina, prendo un po' di vapore come viene. Quindi sia come scelta della pressione da cui dipende il valore di H con A, e sia come scelta della esatta quantità di portata che conviene spillare, perché ricordo è un equilibrio delicato, nel senso che quanta più ne prelevo, tanto più a parità di H con A, evidentemente complessivamente tanto più calore riesco a recuperare in questo scambiatore rigeneratore, e quindi tanto più in alto posto H2R, ma è pur vero che quanta più portata estraggo, spillo dalla turbina, è il contributo al lavoro di espansione si va riducendo. Quindi, come dicevo, è un equilibrio delicato che va calcolato, va ottimizzato di volta in volta. Ci sono dei calcoli un po' non difficili, ma un po' lunghi, un po' laboriosi, che chiaramente con i computer oggi si possono fare tranquillamente per l'individuazione di questi parametri. Poi vedremo tra un attimo, il problema è tantino più complesso rispetto a come lo stiamo vedendo in questo momento. In questo momento ci stiamo concentrando sull'idea, cioè capire qual è questa idea di rigenerazione termica, perché può migliorare il rendimento del nostro ciclo di Rankine o Eastman, per dirsi loro. Ok, scriviamo, quindi andiamo a vedere un attimo questo rendimento del ciclo con rigenerazione. Come
lo possiamo scrivere, quindi considerando questo sdoppiamento della portata. Evidentemente quindi avremo questa portata che completa tutta l'espansione fino al condensatore, chiamiamola L.CO, che effettivamente contribuisce al lavoro di espansione sfruttando tutto il salto entalpico a disposizione, quindi da H3 fino ad H4. E in più avremo il contributo della portata M.A, che però darà un contributo parziale, potendo espandere soltanto da H3 fino a H.A, come abbiamo indicato. Ok, dopodiché esce, viene spillata dalla turbina e quindi il contributo H.A meno H.4 viene a mancare, così come avevamo scritto precedentemente. Ok? E va bene, il denominatore è tutta la portata, scriviamola così. Il calore che dovremmo fornire evidentemente a tutta quanta la portata, quindi a tutto quello che dovrà poi entrare in un generatore di vapore, che dovrà essere portato dalle condizioni da cui esce dal rigeneratore, quindi H2R, fino al classico punto 3 di cui abbiamo discusso. Okay. Scritta così, come dicevo, non ci si rende conto immediatamente se è vantaggiosa o meno questa operazione, cioè non si capisce se c'è un guadagno. Effettivamente sì, è vero, risparmio sul calore da fornire dall'esterno, ma perdo in termini di lavoro di espansione. Quindi, supponendo che le cose siano fatte, quindi è chiaro che dipende dai numeri, a un certo punto bisognerà farsi il calcolo, insomma, dice quanto vale questo, quanto vale questo, quanto valgono H3, H4, eccetera, però possiamo un attimo farci un'idea. Se per esempio questo è il nostro rigeneratore, dove appunto abbiamo detto entra come fluido caldo la portata M.A con l'entalpia H.A, come fluido freddo entra una portata molto più grande, M.A più M.C.O più M.A, nelle condizioni di liquido saturo, H1. Ok, e che si riscalda fino a 2R, e qui diciamo la portata, insomma, si è acceduto tutto, uscirà nelle condizioni H1. Ok, quindi diciamo il bilancio termico di questo scambiatore sarà molto semplicemente questo qui, lo descriviamo un po' più piccolino qua sopra,
lo vediamo già scritto qui. Con 1 sarà uguale a punto ci sono questo, un calcolo di questo tipo, non esattamente questo, come vedremo in realtà la cosa è un po' più complessa, nel momento in cui io avessi preventivamente individuato la pressione a cui effettuare lo spillamento, mi fornisce, diciamo, la portata di vapore da spillare per raggiungere il punto 2R sulla linea di riscaldamento del liquido saturo. Okay. Se ci aggiungo questo, ci sottraggo questo, sono uguali, non altero il valore di questo denominatore, lo trovate? Okay.
Bene. Evidentemente un ciclo senza rigenerazione, posso scriverlo, il rendimento posso scriverlo arbitrariamente, basta che chiaramente non ho spillamenti, quindi basta che prendo C con O uguale alla somma delle portate, però formalmente sarà questo. Quindi questi due rendimenti differiscono perché abbiamo aggiunto a numeratore e a denominatore due quantità uguali. Okay? Allora, come sapete, siccome quel rendimento evidentemente per definizione è una frazione propria, cioè minore dell'unità, se io aggiungo al numeratore e al denominatore la stessa quantità, il risultato della frazione propria cresce. No? Tre quarti, quattro quinti, cinque sesti, sei setti, eccetera, tutte frazioni che tendono a uno perenne che tende all'infinito. E quindi diciamo in questo modo, così facendo un attimo di approssimazioni senza precisare, come dicevo prima, i valori di queste grandezze, insomma ci rendiamo conto che scelti opportunamente M punto con A ed H con A, è possibile avere un vantaggio in termini di rendimento globale del ciclo. È chiaro che se facciamo appunto un prelievo, uno spillamento, il guadagno percentuale del rendimento in funzione, cioè facendo uno spillamento, diciamo, noi teoricamente potremmo arrivare appunto con il punto 2R anche fino al punto 2', però potrebbe non essere conveniente in termini di rendimento, nel senso che con uno solo spillamento, diciamo, quello che si chiama grado di rigenerazione, cioè fino a dove noi teoricamente potremmo recuperare tutto questo, ma diciamo in generale ci fermiamo ad H2R, cioè a un valore più basso, e quello che si può vedere è che se io faccio appunto un solo spillamento, il guadagno in termini di rendimento cresce con il grado di rigenerazione fino ad un certo punto,
e poi piano piano si annulla quando R è uguale a 1. Cioè, se io pretendessi con un solo spillamento di preriscaldare il liquido fino alle condizioni di saturazione, a quella pressione, 2', dovrei prelevare tanto di quel calore in termini di portata spillata ed entalpia della portata spillata, che in pratica, se mi facessi dei conti, vedrei che la perdita del lavoro di espansione sarebbe tale che non guadagnerei nulla in termini di rendimento. Okay? Perché con questo unico spillamento, così come lo stiamo vedendo noi, io dovrei andare a spillare, per arrivare qua sopra, praticamente lo dovrei prelevare qua. Provate, dopo, altrimenti come ci arriva a 2'? Se io spillo più in basso non ci arriverò mai. Quindi lo devo prelevare qua in quantità tale da fornire tutta questa quantità di calore. Mi faccio due calcoli, vedo che quello che perdo in termini di lavoro di espansione equivale a quello che risparmio in termini di calore. Quindi non ci sarebbe nessun vantaggio termodinamico. Il vantaggio, vedete, invece è massimo se mi accontento di un grado di rigenerazione 0,5, cioè se appunto H2R è praticamente a metà strada fra H2 e H2'. Come dicevo, il problema di individuare portate e pressioni dello spillamento è un po' più complesso di come ve l'ho detto, perché nella realtà che cosa accade? Cioè, se io volessi ulteriormente migliorare il valore del rendimento, cioè ottenere un ulteriore vantaggio, per esempio, potrei, perché fare un solo prelievo, un solo spillamento? Potrei farne due in due diversi punti con delle portate diverse, in modo tale da avere un secondo contributo. Diciamo, come ottimizzo il primo, potrei ottimizzare il secondo, e che quello che si vede è che se per esempio faccio, quindi questo è z uguale 1, dove z è il numero degli spillamenti, se ne faccio 2 per esempio, scopro che il vantaggio in termini di rendimento cresce, posso far salire un altro po' il rendimento, conviene avere un grado di rigenerazione un po' più alto rispetto al caso con un solo spillamento, ok? Però se insisto, se con due spillamenti pretendessi di arrivare a una rigenerazione completa, cioè fino sempre al punto 2', praticamente con due spillamenti otterrei lo stesso risultato in termini di rendimento che ottenevo con un solo spillamento ottimizzato in funzione del grado di rigenerazione, così come abbiamo visto prima. E quindi chiaramente non conviene fare tutto questo da questo punto in poi, è del tutto inutile, perché mi vado a complicare l'impianto con un secondo spillamento e che cosa ci guadagno. Quindi sicuramente conviene fare questo spillamento e fermarsi al grado di rigenerazione in corrispondenza del quale
cade il massimo guadagno del rendimento. Chiaramente la cosa si può iterare, se ne facessi tre avrei una cosa di questo genere. E via discorrendo. Ho disegnato un pochino male, nel senso che purtroppo chiaramente la crescita del percentuale di quello che guadagno, cioè come vedete con un solo spillamento guadagno ottimizzato, quindi con grado di rigenerazione 0,5, guadagno abbastanza. Se ne faccio due, guadagno un altro po', ma chiaramente questa volta la crescita è più piccola. Ne faccio tre, continuo a guadagnare, ma ancora con una crescita ancora più contenuta, e via dicendo. Nella realtà, per i grossi impianti, insomma, questi spillamenti se ne fanno numerosi, da fra 5, 7, 8 fino a un massimo di 8, 9 appunto, oltre i quali la complicazione chiaramente non mi azzardo neanche a fare i disegnini di 4, 5 di questi, no, magari li vediamo con qualche diapositiva, e quindi chiaramente lo schema dell'impianto si complica parecchio, però come dicevo, se passare da 1 a 7, 8 spillamenti consente di guadagnare 2, 3, 4 punti sul rendimento globale, per gli impianti di elevata potenza di alcune centinaia di megawatt, come abbiamo sottolineato più volte, anche pochi punti di rendimento rappresentano un risparmio sull'energia primaria introdotta nell'impianto assai notevole come valore assoluto dell'energia consumata. Ok? Questi scambiatori rigeneratori cosiddetti, come possono essere? In teoria possono essere di due tipi, cioè il tipo un po' più semplice e conveniente dal punto di vista del funzionamento dell'impianto è che siano a superficie, cioè il vapore spillato scorre in un tubo e in un altro tubo scorre il condensato, e quindi per scambio termico attraverso le pareti di questi tubi, diciamo coassiali, per scambio termico il calore della portata spillata viene ceduto al condensato, che deve appunto incamerare questo calore. Questo ha anche il vantaggio pratico che, siccome appunto la portata spillata viene prelevata da un punto della curva di espansione all'interno della turbina, quindi come potete vedere ha una pressione, qua dovunque io lo vada a prendere, una pressione sicuramente più alta rispetto a quella del liquido saturo quando esce dal condensatore. In pratica questo significa che diciamo
ha sufficiente energia per farsi questa passeggiata all'interno dello scambiatore e ritornare, poi essere condotta fino al pozzo di raccolta del condensatore a proprie spese in termini energetici, nel senso non c'è bisogno di qualcosa, una pompa che la spinga per effettuare questa cosa, perché per differenza di pressione è in grado di effettuare questa circolazione. È chiaro che l'efficienza di questo scambio non sarà unitaria. L'efficienza praticamente unitaria si otterrebbe se le due correnti addirittura si miscelassero, quindi se facessi uno scambiatore, come si dice, a miscela. Ma questo significa appunto che prima di tutto devo, per miscelarli, devo portarli alle stesse pressioni le due correnti, e quindi da qualche parte probabilmente dovrò inserire un regolatore di pressione che abbassi può capitare evidentemente che queste pressioni non siano uguali, quindi quella della corrente a più alta pressione, tipicamente il vapore caldo, dovrà essere ridotta qualche valvola di laminazione che mi consenta questa riduzione di pressione. E dopodiché, appunto, quando le due correnti si mescolano a bassa pressione, poi avrò bisogno qui, per esempio, di introdurre un ausiliare, una pompa che mi faccia circolare le due correnti riunite e me le riporti, diciamo, all'uscita del condensatore per riprendere il cammino. Diciamo che quindi in un impianto grande dove ci sono 7-8 di questi spillamenti, quindi 7-8 scambiatori, sono tutti scambiatori a superficie, tranne uno che necessariamente sarà a miscela, perché oltre a fare da questa operazione di recupero del calore, quindi insomma per fini puramente termodinamici, questo uno scambiatore a miscela è necessario nell'impianto per una funzione pratica, cioè la funzione di degasatore, ovvero per quanto ci stia attenti a evitare, come abbiamo detto, ingresso di aria in tutti i punti dell'impianto, come abbiamo detto teniamo presente che il condensatore lavora in depressione, solitamente in forte depressione, cioè con una differenza tra la pressione dell'ambiente e quella all'interno del condensatore abbastanza consistente. Quindi intrusioni e tracce d'aria che però tendono a miscelarsi con la corrente di vapore sono inevitabili. L'ossigeno contenuto nell'aria, un po' di CO2 che comunque è contenuta nell'aria, devono essere allontanati perché appunto in seno al vapore porterebbero entrambi, l'ossigeno per fenomeni di corrosione che potete immaginare, la CO2 combinandosi con l'acqua avrebbe luogo a condense acide che potrebbero anch'esse danneggiare i metalli delle tubazioni, e quindi è assolutamente necessario che quello che circola da qui in poi, che andrà al generatore di vapore, sia a
acqua H2O quasi pura, così come abbiamo detto. E quindi è necessaria questa operazione dove che consenta appunto di espellere i gas eventualmente disciolti all'interno dell'acqua. Come sapete, la solubilità di un gas all'interno di un liquido diminuisce all'aumentare della temperatura del liquido, lo scambiatore a miscela appunto si presta bene a questa operazione. Se io faccio riscaldo il liquido e lascio una via di fuga per i gas nella parte più alta di questo scambiatore a miscela, riesco quindi a far fuoriuscire a opportune valvole di sfogo i gas che erano disciolti all'interno del liquido, che riscaldandosi li rilascia, questi tendono a salire verso la parte più alta dello scambiatore a miscela, cosiddetto degasatore, e quindi è portato verso l'atmosfera tramite appunto valvole di sfogo, e quindi da quel punto in poi il liquido praticamente privo di questi gas che danneggerebbero le strutture metalliche dell'impianto può continuare il percorso. Questa cosa la possiamo vedere, faccio un'immagine appropriata. Questo per esempio è uno schema di un impianto reale, una turbina con 5 spillamenti, come vedete, quindi 5 spillamenti, 4 sono a scambiatori a superficie, mentre uno è a miscela perché appunto ha la funzione di degasatore, come dicevo. Quindi questa importante funzione viene messa in una posizione tale dove chiaramente deve essere coinvolto
tutta la portata di Rodotà. Quindi riceve da una parte quella degli scambiatori di più alta temperatura, dall'altra quella che proviene dal condensatore e dagli scambiatori che portano il liquido a temperature un po' più, più alte che lo precedono, perché appunto quella che ha necessità di essere degasata è tutta la portata complessiva di vapore. Quindi il fluido caldo sarà rappresentato dalla solita porzione, una parte del vapore che viene spillato, cioè bisognerà appunto, come vi dicevo, scegliere opportunamente sia il valore di questo esempio M.3 sia della pressione alla quale effettuare lo spillamento. Il fluido freddo è rappresentato da tutta la portata M.B del vapore che poi andrà al generatore. Okay. E come vi potete rendere conto, quindi dicevo, il problema è abbastanza complesso, che si risolve soltanto grazie a qualche software, insomma, un po' di computer, perché in pratica c'è bisogno, come vi dicevo, qua trovate M.1, 2, 3, 4 e 5, bisogna darci dei valori precisi a tutti e 5, non è che possano essere scelti a caso i valori di queste portate. E l'altro compito non banale è assegnare, insomma, appunto, voi vedete qui queste posizioni S1, 2, 3, 4 e 5, a ciascuna posizione corrisponde un ben preciso valore della pressione all'interno della turbina, perché il vapore, vi ricordo, entra qui alla massima pressione del ciclo, segue quella linea di espansione che abbiamo visto tante volte, quindi mano a mano che ci spostiamo da sinistra verso destra, il vapore va verso zone di pressione più basse, quindi fa il suo lavoro di espandere all'interno della turbina. Quel lavoro di espansione è proprio l'energia meccanica che si raccoglie sull'albero della turbina. Quindi, diciamo, qui entra alla pressione massima del ciclo, qualche centinaia di bar, 150, 180, 200, dipende dalle condizioni che abbiamo scelto, quindi diciamo alla pressione massima del ciclo, e in questa zona della turbina c'è una pressione che, come abbiamo visto, scende anche al di sotto di quella atmosferica. Quindi chiaramente tutti questi punti, da S1 ad S5, sono rappresentativi di queste portate M.1, 2, 3, 4 e 5 che vengono spillate in queste punte avranno valori della pressione via via decrescenti. S5 sarà minore della pressione in S4, che a sua volta sarà minore di quella che c'è in S3, e via discorrendo. Anche il valore esatto della pressione a cui effettuare lo spillamento, come abbiamo cercato di vedere prima, va scelto accuratamente. Insomma, se ci abbiamo questo disegnino, cioè io faccio un solo spillamento, quanta energia riesco a recuperare? Ne posso recuperare poca o tanta, come vedete, però il risultato sul rendimento non è indifferente a quanto io stia recuperando da ciascuno spillamento. Quindi questo vuol dire quello che vi dicevo prima, che io devo ottimizzare sia, per esempio, per quello che abbiamo detto prima, sia M.A sia H.A. H.A significa scegliere opportunamente la pressione. Ok? Lo trovate? Tutto chiaro? Vi mostro qualche cosa e poi ci fermiamo per la nostra pausa consueta.
Dubbi? Va bene, questo Vabbè, questa è un'immagine per darvi un'idea. Questa è una centrale che sta non troppo lontano da qui. Insomma, per darvi un'idea, insomma, della differenza fra una centrale con una certa potenza ottenuta con una o più turbine a gas e la stessa centrale di potenza simile ottenuta però con le turbine a vapore. Insomma, c'è una differenza enorme. Il grosso della differenza è rappresentato da il grosso della differenza è rappresentato da due elementi vabbè, anche qui non è che sia chiarissimo, ma è giusto per darvi un'idea, diciamo. Come vi dicevo, i componenti più ingombranti di quell'impianto sono sicuramente il generatore di vapore, che come vi dicevo è un enorme scambiatore di calore, dove c'è uno scambio termico fra gas e liquido, come sapete. Quindi fra gas e liquido nella quello che abbiamo chiamato economizzatore, fra gas e liquido di passaggio di fase, quello che abbiamo chiamato evaporatore, ok? E queste, diciamo, sono questo si avvale delle migliori condizioni di scambio termico proprio perché abbiamo il liquido in passaggio di fase. E poi invece abbiamo quello più critico, quello dove lo scambio è più difficoltoso fra gas e praticamente gas, cioè il vapore surriscaldato. Questo, date le portate di cui abbiamo parlato l'altro giorno, significa superficie di scambio di migliaia di metri quadrati. E quindi significa uno sviluppo di quelle tubazioni di cui abbiamo fatto un accenno nei giorni scorsi, insomma, di uno schema unitario di quelle tubazioni che appunto devono avere uno sviluppo di una superficie di parecchie migliaia di metri quadrati. Dal punto di vista pratico, appunto, queste di solito si estendono in altezza. E diciamo che un generatore di vapore di una centrale di 3, 4, 500 MW è praticamente una palazzina di 4, 5 piani raggiunge come altezza. È un po' più piccolo, ma con problematiche simili. Ieri abbiamo anche provato a fare un minimo di bilancio termico e quindi ci siamo resi conto delle portate che deve smaltire, è rappresentato dal condensatore allo scarico della turbina. E poi, come abbiamo visto poco fa, immaginate appunto. Mi dispiace che ci sono queste immagini dove non si vede granché, però diciamo che un impianto completo prevede almeno due se non tre surriscaldamenti, quindi la turbina suddivisa in qui non si possiamo immaginare con un po' di fantasia, diciamo, non si vede nulla, però insomma, queste cose che dicevo, vedete, quando trovate queste, qui non si vedono poi le tubazioni e tutto il resto, però abbiamo un'idea, insomma, di quello che vi volevo dire: alta pressione, media pressione e due corpi di bassa pressione. Quindi questo significa che il vapore viene prelevato all'uscita del corpo di alta pressione, rimandato in un apposito surriscaldatore,
per riportarlo alla temperatura predisposta, va nel corpo di media pressione, all'uscita dalla media pressione si fa un'altra passeggiata di nuovo nello scambiatore e infine va in parallelo ad alimentare i corpi di bassa pressione. Come vi dicevo, la cosa da tenere presente è che per esempio all'uscita dell'alta pressione, per non parlare di quello che succede all'uscita della media pressione, appunto al ridursi della pressione del vapore, aumenta consistentemente il volume specifico del vapore, quindi il volume occupato dall'unità di massa del vapore. Quindi se questo volume era contenuto quando il vapore è alla sua massima pressione, cioè quando lo introduco nel corpo di alta pressione, poi cresce, diciamo, teniamo presente che quando arriva da queste parti è cresciuto di quasi tre ordini di grandezza. Quindi vuol dire che già all'uscita dal corpo di alta pressione, ancor più dal corpo di media pressione, questo volume è cresciuto in maniera consistente, tranquillamente di qualche ordine di grandezza, e quindi significa che devo dare le sezioni di passaggio alle tubazioni che effettuano questi trasferimenti adeguate a quelle condizioni fisiche. L'altra cosa che si intuiscono, appunto, vedete i vari scambiatori a superficie è un unico, questo barilotto qui è lo schema utilizzato per simboleggiare lo scambiatore a miscela. Come vi dicevo, uno è indispensabile in tutti gli impianti perché ha la funzione di degasatore. Questo è una macchina con 5 spillamenti, dicevo, negli impianti più grandi si arriva anche a 8-9 spillamenti. Quindi abbinati a questi ai 2-3 surriscaldamenti ripetuti, avete un'idea della complessità di questi impianti. Confrontatevi un attimo con quelle fotografie che abbiamo visto degli impianti con turbina a gas, vi rendete conto della differenza. Tutto questo, se appunto qui nel condensatore il freddo, per esempio, è acqua di mare che prendiamo e buttiamo a mare, immaginate l'ulteriore complicazione se invece quest'acqua fredda, diciamo il fluido refrigerante, come dicevamo ieri, lo dobbiamo conservare, lo dobbiamo raffreddare e riutilizzare una seconda volta, e quindi avremo bisogno di quelle torri di raffreddamento di cui abbiamo parlato ieri, che sono altre costruzioni di un certo di una certa consistenza nel corpo della centrale.